Oggi su Teco Films, niente più schermate nere. Benvenuti su Teco Films, il canale che rende il videomaking accessibile a tutti. Non molto tempo fa si parlava dei migliori software per registrare lo schermo del vostro PC, una necessità che prima o poi avrete dovuto incontrare nel vostro vivere informatico. Sicuramente torneremo sull'argomento con una nuova lista aggiornata nelle prossime settimane. Tuttavia, per ora, uno dei software che si è saputo distinguere meglio è proprio OBS. Purtroppo in molti mi avete segnalato un bug piuttosto seccante su Windows, per cui lo schermo resta perfettamente nero, senza che appaia la nostra sorgente, tendenzialmente il desktop o un software che vogliamo catturare. Quindi oggi vediamo una volta per tutte un paio di modi per risolvere questo bug senza dover necessariamente abbandonare OBS. Il primo tentativo, nonché una delle cose più intuitive e forse anche un po' scontata, è controllare di aver aggiornato il software. OBS è sviluppato in modalità open source da un team indipendente che rilascia frequenti aggiornamenti, quindi la soluzione più semplice per risolvere questo bug è proprio quello di passare all'ultima versione. Se la cosa non dovesse aver funzionato, tenete a mente che quasi tutti i PC, portatili e fissi, hanno una scheda grafica da GPU che spesso aiuta il processore principale, la CPU, a far girare e quindi accelerare i software, specialmente se si tratta di cose affini a grafica, video, encoding e così via. Ora, Windows tende ad affidare automaticamente i software che richiedono capacità grafiche alla GPU. Questo porta OBS ad andare in conflitto con la sorgente video o chissà che altro. La soluzione comunque si applica in meno di due clic. Basta andare sull'icona di OBS, ne troverete due, sceglierete quella da 64 bit se avete PC a 64 bit, oppure 32 se avete sistemi a 32 bit. Ed ora, tasto destro, e sotto la voce esegui con processore grafico, andiamo a cliccare su grafica integrata. Come vedete di predefinito, OBS vuole usare la GPU, ma non glielo permetteremo noi, perché abbiamo dei video da fare. Ed ora lanciamo OBS e vediamo se la cosa ha funzionato. Dovrebbe. A questo punto, per evitare di dover fare questi passaggi ogni sacrosanta volta che apriamo OBS, facciamo nuovamente tasto destro sull'icona, ancora esegui con processore grafico e clicchiamo su cambia processore grafico predefinito. Si aprirà il pannello di controllo della vostra GPU, nel mio caso è dell'Nvidia, ma è la stessa cosa. Sotto la voce impostazioni programma impostiamo OBS per aprirsi sempre con il processore grafico integrato, quello della CPU insomma. Facciamo applica in basso a destra e riavviamo direttamente OBS. Fatto! Senza ombra di dubbio, OBS, Open Broadcaster Software, è uno dei programmi gratuiti più interessanti e ricchi di funzionalità. Infatti è diventato molto popolare per le sue funzioni di registrazione dello schermo, ma questa è solo la punta dell'iceberg. Infatti, oltre che per comuni tutorial e simili, possiamo usarlo proprio come un software di regia live e quindi come un mixer digitale per qualunque tipo di sorgente, da video, audio. Certo, bisogna avere le giuste sorgenti, dicevo, come microfoni, interfacce audio, webcam e strumenti simili. Immaginate di poter un giorno streamare e registrare un gameplay al nostro solito Pac-Man e il giorno dopo una cover audio mentre suonate live. Raga, le opzioni sono infinite, o pressappoco. Quindi spero ora siate riusciti a risolvere questo antipatico bug e possiate adesso scatenare la vostra creatività attraverso il web. Come sempre, questo è Teco Films, io sono Daniele e voi fate i miei video.